Buongiorno Borsa, eccoci pronti alle 7:30, questa apertura speciale questa mattina, naturalmente in scia alla maratona elettorale in America per la scelta del nuovo presidente, nuovo inquilino della Casa Bianca, una nottata che non è ancora terminata, non tanto perché ne stiamo parlando ancora, ma perché di fatto è stata una nottata senza un vincitore, almeno per il momento non si sa chi appunto arriverà a prenderà la Casa Bianca, se l'attuale presidente Donald Trump o lo sfidante democratico Joe Biden. Sicuramente è stata una nottata emozionante perché fino alla vigilia, quantomeno i sondaggi sembravano essere molto chiari, si aspettava un risultato, non dico schiacciante, ma sicuramente predominante dell'avversario Joe Biden, cosa che non è avvenuta. Prima cosa che mi sento di dire, ma sicuramente tutti voi che ci seguite siete stati svegli, anzi. Finalmente potete prendere un caffè con noi, un caffè speciale questa mattina. Affluenza record, queste sono le notizie flash che cominciano ad arrivare, questa è confermata, tantissimi americani hanno votato e hanno espresso la loro preferenza in un anno sicuramente difficile e particolare, in un momento in cui questa elezione alla Casa Bianca diventa cruciale, insomma, per il futuro dell'America. Se Trump verrà riconfermato, cosa succederà? Scenario 1, naturalmente, cosa più facile da prevedere perché Trump continuerebbe con le sue politiche, se dovesse vincere invece Joe Biden, sicuramente ci sarebbe una svolta non indifferente e soprattutto in un contesto storico già sicuramente penalizzato e cambiato dal coronavirus. Io però saluto subito la mia compagna di viaggio per queste 2 ore serrate di insomma, speciale elezioni presidenziali, Alexandra Giorgeva. Buongiorno Alexandra. Buongiorno Manuela e buongiorno a tutti quelli che ci seguono. E tra poco cominceremo a salutare anche i nostri ospiti, però Alexandra, andiamo subito in real time, cosa che faremo in queste 2 ore, anzi scriveteci anche, i nostri contatti sono sempre gli stessi per dirci la vostra. Real time, che cosa sta succedendo in America? Assolutamente sì, io propongo di andare subito a mostrare ai nostri telespettatori la mappa degli Stati Uniti, una mappa che è molto divisa, non si è mai vista un'America più spaccata di adesso. Partiamo dai grandi elettori. Joe Biden in questo momento ha portato a casa 224 grandi elettori, Trump 213. Attenzione perché quando ovviamente ci siamo svegliati tutti verso le 4 e mezza, 5, Trump ne aveva soltanto 113. Quindi io ecco, richiamo l'attenzione perché Trump sta recuperando veramente tanto. Intanto 64.644.627.000 di persone hanno votato Joe Biden, invece più di 62 milioni, quasi 73 milioni hanno votato Trump, quindi una battaglia molto combattuta. Ecco qua la mappa, andiamo a vedere innanzitutto quali sono i stati che contano, quelli che sono in colore un po' più chiaro, come ad esempio Wisconsin, Michigan molto importante perché ecco, negli ultimi 3 giorni, nel fine settimana, sia Biden che Trump hanno fatto i comizi appunto a Michigan, in particolar modo a Detroit. Trump è stato veramente forte, ma anche Biden, perché era accompagnato dal presidente forse più amato degli Stati Uniti, il presidente Barack Obama. Poi lo stato più importante, eccolo qua, a Pennsylvania. Abbiamo in Pennsylvania ecco, uno stato molto combattuto, uno swing state, uno stato estremamente importante. Sinora, quello che possiamo vedere, dati real time, abbiamo 2.703.112 voti per Trump e Biden, 2 milioni, poco più, poco sopra dei 2 milioni. Però Pennsylvania, molto probabilmente insieme a Michigan, sarà allo stato decisivo. Poi abbiamo anche la Georgia, dove il voto non è chiaro, insieme alla North Carolina. Invece, poco fa abbiamo visto che Trump ha decisamente ha stravinto Texas, ha vinto di conseguenza 38 nuovi grandi elettori. Il margine con cui ha vinto è 52,2% nei confronti di 46,4% dei voti che ha ottenuto Biden. L'altro stato estremamente importante, eccolo qua, ed è Florida. Trump ha vinto 51,3%, 29 grandi elettori, e Biden ha vinto invece il 47%, ovvero 5.272.335 voti. Quindi ricordo a tutti che tutto si riduce ad un manipolo di stati, che sono
la Georgia, North Carolina, soprattutto occhi puntati sulla Pennsylvania, lì ci sono, ecco, la maggior parte dei grandi elettori, Michigan e Wisconsin. Tra l'altro vorrei ricordare a tutti che, secondo quanto riportano i media americani, molto probabilmente per quanto concerne, ecco, la Pennsylvania, vedremo i risultati solo dopo le 15 ore italiane, il che vuol dire verso l'apertura di Wall Street, che ci sarà in diretta Giacomo Iacomino, ricordiamolo a tutti. Invece addirittura Michigan, North Carolina e Arizona molto probabilmente vedremo i risultati entro questo venerdì. Quindi la parola chiave, pazienza. Esito appeso, come leggete sulla nostra grafica, sulla nostra strap. E io infatti ho iniziato dicendo la nottata non è ancora finita, ma temo che finirà alla fine di questa settimana, fondamentalmente questa lunga maratona. Io intanto voglio salutare, poi diamo anche qualche altro riferimento che ha caratterizzato questa nottata americana. Saluto Gian Ergas che è con noi. Gian, ben trovato. Peraltro 1:30 ora americana, perché tu insomma sei collegato da lì. Sì, sono io. Quindi cosa posso dire? Sì. Buonanotte, no? Perché non stai andando a dormire sicuramente. No, non credo che andrò a dormire perché mi hanno attaccato al video, chiaramente, tipo colla, chiaramente. Questo è un momento affascinante e vediamo molte delle nostre idee che avevamo sviluppato su queste elezioni, ossia confermarsi. Questo è estremamente importante, non abbiamo mai dato adito ai sondaggi, lo dicevo spessissimo anche ad Alessandra, cioè io a questi sondaggi non ci credo, queste sono persone che stanno conducendo dei sondaggi su Marte, perché non sono assolutamente a contatto con la realtà americana, sono sondaggi molto politicamente corretti, dove si chiedono sempre le stesse domande alle stesse persone che risponderanno allo stesso modo, però non riescono a capire o a capire chiaramente il pensiero dell'americano medio, che non vive sulle coste, che sono molto libero, o ancora a un club molto libero delle coste, bisogna dire ancora la grossa cianizzazione delle coste, però chiaramente vive all'interno del paese e fa parte non di un partito politico, ma di un movimento d'opinione che si identifica col trumpismo, perché così lo dobbiamo chiamare, che si serve del Partito Repubblicano come veicolo, praticamente come nella finanza ci sono i special purpose vehicles, qua c'è questo veicolo politico del Partito Repubblicano, però non è il Partito Repubblicano tradizionale. Questa è una cosa che molti non sono riusciti ad afferrare, e adesso vediamo i risultati. Io ho messo moltissime persone qui, si sono sentite ancora trascurate dal sistema politico, ancora questo strascico degli anni precedenti, si vedono anche minacciate da questi disordini che sono scoppiati, questo è estremamente importante. Bene, possiamo anche parlare delle cause, chiaramente. Certo. E chiaramente dico, io a questo punto non so cosa fare, e per loro è la scelta tra il male e il peggio, io scelgo il male, qui almeno abbiamo una minima garanzia secondo loro che verrà protetto il nostro posto di lavoro. Ricordiamoci la questione della Cina, ci sono i rapporti esteri che sono importantissimi, perché con la questione della Cina e con la questione chiaramente che molti anche posti di lavoro non furono semplicemente trasportati tipo così elicottero, sì, in Cina, c'è tutto un proletariato americano diseredato, ecco, e loro lo sta portando. Ecco Gian, tu hai toccato già molti punti sui quali io voglio farti delle brevi domande. Tanto saluto chi ci sta già scrivendo, ci scrivono Giuseppe, mi sa che vince Trump. Chi ci dà il buongiorno? Sì. Carlo scrive, Trump è l'unico presidente, ecco qui uno dei punti che hai toccato tu, che ha puntato il dito contro la Cina per il Covid. Adesso ci arriviamo, sì, perché poi chiaramente queste elezioni si inseriscono in questo contesto internazionale, insomma, esatto, molto importante, non indifferente. Una cosa però rispetto ai sondaggi, poi torniamo su insomma la politica di Trump e quella di Biden, possiamo permetterci di ruotare intorno a, insomma, ancora ai sondaggi mentre aspettiamo risultati più precisi. C'è un precedente, quello del 2016, rischiano molto i sondaggisti in questo momento, perché se è vero che tutti sanno che i sondaggi lasciano il tempo che trovano, però in questo caso davvero si è insistito tantissimo su questo distacco che nelle settimane di campagna elettorale c'è stato tra Trump e Biden. Addirittura approfittando, diciamo così, di questo distacco notevole, si è detto più volte Trump è sottotono, forse Trump non vuole vincere, forse Trump ha cambiato un po' il passo rispetto a quella che è la corsa alla Casa Bianca. Se ne è detto di ogni, però insomma i sondaggisti rischiano, perché rischiano di non avere minimamente più credito, no?
Assolutamente nessuna credibilità, perché bisogna capire, finalmente non ho mai capito chi fossero i trumpisti, o se, i seguaci del pensiero trumpiano. I seguaci del pensiero trumpiano non sono persone che normalmente siano dedite alle poesie, sono dedite alla politica e dunque si interessano. Sono persone che spesso non votano neanche ossia, per le elezioni così, alla Camera dei Deputati, però che sono chiaramente fortemente impegnate per difendere quello che loro vedono come il loro paladino. Questo è un fatto estremamente semplice. Qui c'è proprio seguire questa figura, questo non c'entra niente al Partito Repubblicano. E secondo me i sondaggisti, coloro che fanno questi sondaggi, hanno sempre fatto queste domande a delle persone che loro pensavano rappresentassero un po' lo spaccato della società, che non lo erano. Un altro punto molto importante è che c'è questa maggioranza silenziosa di cui io parlavo spessissimo, c'era anche questa correttezza politica, per cui molti erano proprio in imbarazzo di dire sì, io ho votato Trump, Eh sì. perché qui si viene accusati di tutto. Accusati di tutto, io una volta dissi a qualcuno sì che l'economia andava bene, mi dissero, mi hanno detto che ero un fascista, un disgraziato, uno sciagurato, che mi vergognassi. C'è chi mi ha tolto il saluto oramai, così lo dico Lo so. Ecco, scherzosamente. diciamo che vince sempre un po' Scusate, il. invece erano problemi che andavano affrontati, che i democratici Sì. finora non hanno potuto gestire. Dicevo, Jean, vince sempre un po' il politically correct, soprattutto quando si deve sondare un po' il sentiment delle persone. Senti, ma il fatto, poi lascio ancora la parola ad Alexandra, vediamo se ci sono aggiornamenti, ma naturalmente anche domande sue a te. Il fatto che ci sia stata questa affluenza così alta, no? Così alta da oltre un secolo, quindi non nelle ultime tre elezioni, ma insomma, da un po' di tempo, ha inciso in effetti su quello che è il primo specchio, la prima fotografia dei risultati, cioè il fatto che non ci sia così enorme distacco tra i due candidati, cioè non ci si aspettava forse un'affluenza così alta? Infatti è stato altissimo perché qui siamo in stato di guerra civile, diciamo così, decafeinato, sì, effettivamente, sì, di guerra civile decafeinata, low level, però chiaramente qui, io sono anche Alessandro l'altro giorno, stiamo al punto della polizia a New York, ha chiesto gentilmente ai commercianti del centro città, guardate, barricatevi perché qui scoppiano dei tumulti. Allora la gente dice, no, qua scoppiano dei tumulti, qua siamo a Beirut, non lo so, questo è Saigon durante l'offensiva del Tet, bisogna girare con l'M16 su tiro automatico oramai. Invece poi l'hanno avvertito e poi ovviamente una nostra collega che vive a Chicago ci ha mandato delle foto e sono state a Chicago mandato delle foto che anche lì la famosa Michigan Avenue, che sono i grossi, i grandi magazzini, questi negozi estremamente di lusso, tutto barricato. Io non so come andrà a finire questa storia, ma qui siamo in un clima assolutamente veramente d'emergenza, sia dal punto di vista del Covid e nonché veramente, come spesso ho accennato, c'è una crisi sociale che serpeggia. Crisi sociale che serpeggia e c'è una parte della popolazione che si sta contrapponendo all'altra. Questo è il vero Eh sì. problema Infatti. in America oggi. È il problema sociale. È il problema effettivamente c'è tutta questa parte della popolazione che non ce la fa, non riesce a pagare proprio così le bollette. Ah Molto, sì, molto insomma, grave Alexandra, questo. l'America sicuramente divisa, no? Abbiamo detto più volte questo. Assolutamente sì, più divisa che mai. Intanto io propongo di andare a vedere la panoramica dei mercati perché soprattutto i movimenti del dollaro sono molto interessanti. Stiamo vedendo il dato real time in questo momento, il dollaro in rialzo dello 0,71%, attenzione perché sopra a quota 94 punti. È importante perché ieri durante l'intera giornata stava ben sotto i 94 punti. Il cambio euro-dollaro in questo momento al ribasso dello 0,60%, quota 1,16 e non solo. Subito andiamo a vedere i futures americani e anche quelli europei. Stiamo vedendo Dow sotto la parità dello 0,25%, cede più o meno 60 punti. Abbiamo anche l'S&P 500 ben sopra la parità dello 0,33% e il Nasdaq, l'indice migliore in preapertura, guadagna più del 2%. Per quanto concerne il FTSE MIB, un rialzo di 600 punti indica in questo momento un'apertura in netto rialzo, che è sorprendente perché se lasciamo da parte un attimo ecco, le elezioni le presidenziali, abbiamo anche un nuovo DPCM, sono sicura che avremo modo di parlarne. Jean, tornando però alle presidenziali americane, che cosa possiamo attenderci dai mercati? Perché alla fine è ciò che interessa tutte le persone che ci stanno seguendo in questo istante. Beh, estremamente semplice. Uno, i mercati hanno capito che non ci sarà questa famosa ondata travolgente tipo tsunami, di cui tutti rumoreggiavano. Uno, questo vuol dire, per esempio, che forse i repubblici democratici non si pigliano il Senato. Non si pigliano il Senato, non possono aumentare le tasse.
Questo è estremamente importante, sia per i singoli e nonché per le società. Questo è un fatto positivo perché tasse più vuol dire cash flow meno. Io ritengo che i mercati a questo punto, se non hanno mostrato segni di subbuglio, stanno aspettando, perché c'è questa questione di questi famosi voti per delega, voti per posta, gente ha Esatto. votato mandando le schede, poi chiaramente il problema è proprio questo. Allora, poi ci rivedremo a questo discorso, perché io non credo, credo che stiano un po' esagerando il ruolo di queste famose schede, sì, tipo bottiglia le ha buttate in mare, e secondo me finalmente i mercati rimarranno abbastanza calmi domani, finché non c'è veramente un chiaro vincitore, finché non viene chiaramente decisa questa contesa, io credo che i mercati siano abbastanza calmi. Io credo che i mercati siano un po' tirando un attimo di sollievo, dicendo, perché veramente lo spettacolo di veramente un blue sweep, che ci può ancora essere, perché qua non sappiamo il risultato, però sembra meno probabile, non è che fosse molto rassicurante. Si giocava molto di contrapporre il famoso blue sweep blu democratico, diceva no, guarda, ci sarà un piano di stimolo fiscale talmente enorme che assorbirà l'impatto delle tasse incrementali, tasse, le Certo. ulteriori tasse. Ma io credo che adesso il mercato, uno, dollaro sarà più forte perché c'è meno possibilità, questo è estremamente importante, di questo piano mega Marshall Plan, più o meno molto demagogico da parte dei democratici, e dunque chiaramente l'indebitamento non ci sarà a quel livello, non si indebiteranno per trilioni di dollari, non ci sarà questo aumento del deficit, questo rende più interessante anche il dollaro. Il dollaro chiaramente, lo si vediamo già, si sta rafforzando anche Sì. come bene rifugio perché c'è l'intercetta. Poi chiaramente forse vedremo, se non dovessero trionfare i democratici, magari un maggiore interesse sui titoli energetici per il mero fatto che saranno risparmiati da questa politica che ci vuole consegnare in mani e piedi legati e legati, probabilmente ai sauditi, per quello è un Sì, altro sì. fatto politico. Ecco, durante Dunque la... ci sono Sì. questi aspetti sono molto importanti, gli specifici settori che possono essere coinvolti, diciamo, in questa dialettica. Certo. Ecco, no, stavo solo dicendo, assolutamente stavo avvalorando quello che tu stavi dicendo, Gian, nel senso che nella nottata si è visto proprio il dollaro, lo stavamo vedendo anche nel movimento in real Chiaro. time, come, insomma, sulle notizie positive di Trump si rafforzasse, invece sulle notizie positive per Biden, insomma, Giusto. invece, ecco, si indebolisse. E quindi bisognerà vedere cosa succederà. Tu hai detto una cosa giusta, che naturalmente bisogna aspettare qualche giorno per vedere la reale reazione dei mercati, addirittura per capire, insomma, se poi si andrà verso una maggiore stabilità e non volatilità. Credo, insomma, che Chiaro. bisognerà aspettare anche le prossime settimane, ma quindi anche loro, anche i mercati, fondamentalmente non avevano scontato le attese, cioè la vittoria netta di Biden, non ci credevano a questa onda blu che avrebbe dovuto travolgere, no, queste elezioni, perché altrimenti, insomma, già in questo momento darebbero dei segnali contrastanti, credo. Poi è chiaro che, ripeto, siamo ancora nella fase di analisi e non di, come dire, post-voto in modo effettivo, quindi chiaramente si aspetta. Beh, si aspetta chiaramente, sì, qua c'era molta razionalizzazione. Innanzitutto tutti volevano che vincesse Trump, allora Trump era chiaramente il paladino di tutti quelli del business perché aveva ridotto le tasse. C'era effettivamente un'economia che stava veramente pistando molto bene, qui questo bisogna dirlo, il tasso di inflazione era bassissimo e le imprese facevano anche dei buoni utili. Poi dopo è subentrato il fatto del Covid, allora appunto hanno detto, ma allora, cosa succede? Forse vince Biden. Cosa vuol dire vince Biden? Troviamo un argomento un po' positivo, perché questo è molto importante. C'è la Wall Street effettivamente che investe i propri soldi e c'è la Wall Street che vende titoli agli altri. Il momento, così proprio il movente a Wall Street, non è l'analisi razionale tipo, non so, David Ricardo, i grandi economisti, è vendere azioni, vendere titoli. Allora c'è sempre una story, questo è estremamente importante. Allora tirano fuori la story dicendo guardate, situazione troppo male non è, perché sì, questo aumenterà le tasse, però nel contempo farà questo enorme piano fiscale, dove il governo prenderà assolutamente una cifra veramente tipo mega galattica e l'economia ripartirà al 5-6%. Allora, questa fu la story. A questo Sì. punto, però, io mi sono chiesto: ci ha mai creduto veramente qualcuno? Adesso loro vedono un'altra situazione dove magari questa story non c'è. Allora, dunque, questo forse può essere negativo, però loro si aspettano in ogni caso che il governo faccia qualcosa a questo punto, chiunque vinca, non sappiamo ancora come andrà a finire, però dicono, sa, in ogni caso ci è stato risparmiato questo confronto diretto, scontro frontale, con magari un governo che sì, c'è Biden, ma io Biden lo vedevo francamente, forse sono drammatico, come una figura russa, Kerensky, che poi precedette, non dico i bolscevichi, ma c'è sicuramente una sinistra del partito che è molto forte, che però l'unica cosa che si può dire
è che alla fine, anche se dovessero prendersi il Senato, c'è sempre una presenza molto più moderata tra i ranghi dei democratici, Parlamento, che nella leadership, e dunque anche lì forse avrebbero difficoltà a fare così Certo. breccia con il loro piano. Dunque bisogna capire che ci sono Sì. vari scenari, c'è lo scenario chiaramente tipico che è vince Trump, vince Biden, e poi c'è lo scenario dove fanno a botte tra democratici. Ecco, poi dopo Questo è molto Alexander, lascio a te la importante. parola. Esatto, molto importante anche il distacco, cioè anche dovesse vincere Biden, come nell'attesa, ma insomma, se dovesse vincere di poco, non sarebbe così semplice la situazione. Alexander. No, Assolutamente infatti no. volevo ribadire che si vota anche per il Senato e per la Camera. Giusto. Intanto vediamo velocemente i dati sinora. Il Senato ha i democratici hanno 46 posti, invece i repubblicani 47, quindi attenzione perché i democratici stanno guadagnando spazio all'interno del Senato, invece per quanto concerne la House of Representatives o in italiano diciamo la Camera, 174 posti per i democratici e 164 per i repubblicani, quindi si conferma la forza democratica all'interno della Camera. Per quanto concerne il collegio elettorale, in questo momento Biden ha 224 voti e Trump 213, è una votazione molto combattuta. Jean, vorrei chiederti appunto la tua opinione sul fatto che comunque i democratici stanno guadagnando spazio all'interno del Senato, stanno riconfermando il Sì. loro spazio, la loro forza all'interno della Camera e che cosa vuol dire questo per chiunque sarà il futuro presidente? Perché abbiamo già visto che il secondo pacchetto fiscale non è riuscito a passare, Non è quindi avendo un giusto. congresso completamente spaccato, rende il lavoro di qualsiasi presidente difficile. Che cosa ci suggeriscono i dati per quanto concerne il congresso? Ma innanzitutto la Camera dei Deputati non sono assolutamente sorpreso, ossia, ricordiamoci che ci fu un lungo periodo in cui chiaramente i democratici erano una specie di esilio forzato perché c'era un presidente democratico che doveva combattere con la Camera e nonché il Senato in mano ai repubblicani. Poi la situazione cambiò nel 2018 e mi ricordo perfettamente perché c'era una festa molto simpatica organizzata da un mio conoscente, un mio amico, molto forte nella finanza. E lui ha detto, invitò questi rappresentanti democratici e loro ci dissero una cosa, lei ci disse questa signora, cosa molto interessante, ci disse, noi abbiamo vinto perché abbiamo cercato proprio dei candidati, in particolare delle candidate, che rassomigliassero un po' agli americani medi e dunque moderati. Allora io dico, ma francamente sì, ci potrà anche essere se questa Camera dei Deputati democratica, ok, va benissimo, ossia, questo si sapeva già, ma al Senato... Questi democratici che poi se dovessero riconquistare il Senato, che poi è una cosa certa, si dovranno profilare come abbastanza moderati, però non dovranno alienare i loro elettori che li eleggono su base completamente diversa dal programma Biden-Harris. Sono due cose molto diverse. Qui gli americani possono votare per un presidente democratico e poi possono al contempo votare anche per un senatore repubblicano o viceversa. Quello che significherebbe, sì, magari potrebbero proporre con più facilità quei loro piani, ma non è assolutamente detto che questi si chineranno davanti al sovrano e diranno sì, perché qui si dibatte molto, qui ci sono molte dialettiche in corso, c'è quella tra i partiti e c'è quella all'interno dei partiti. Una cosa che mi disse questo mio amico, una cosa molto interessante, mi disse, quando lui partecipava a queste grosse riunioni democratiche, perché è un grosso esponente del Partito Democratico a Wall Street, mi disse, noi siamo l'ala moderata, però l'Elizabeth Warren e gli altri neanche si vogliono sedere con noi. Dunque ci sono le Certo. spaccature fortissime lì dentro, bisogna capire la lotta tra i democratici. Assolutamente. Poi l'esito del voto nelle due Camere, peraltro l'abbiamo già accennato, ma peserà proprio sulla libertà d'azione del futuro presidente. Quindi è per quello che è fondamentale anche vedere quello che succederà e quello che potrà fare poi No. effettivamente il futuro presidente. Un'ultima cosa, Jean, parlavamo prima del fatto che chiaramente se Joe Biden dovesse vincere, anche Trump però, visto che Joe Biden è sempre stato dato come favorito, di poco però potrebbe innescarsi un altro caos, cioè anzi, secondo qualche analista addirittura lì subentrerebbe anche per i mercati l'incertezza maggiore, no? Perché a parte le rivalse che Trump potrebbe, come dire, mettere in atto, ma proprio a livello politico, cioè si andrebbe incontro a un'instabilità politica ancora più forte. Ma nel senso che se dovesse Trump vincere, sarebbe questo discorso, se Trump vince, ossia,
Non ho ben creato la domanda. No, 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 Quale se ci fosse poco distacco tra i due, se Biden può... Oh, dovesse ok, vincere, allora ma con poco, sì. ecco, scusami, sì. Esatto, allora c'è contestare effettivamente il risultato delle elezioni, sarebbe questo. Sì, esatto. Al di là delle rivalse Allora di qui. Trump, l'instabilità Sì, politica sì, che sì, sì. potrebbe arrivare, ok. Allora direbbe dire effettivamente, guardate, perché appena stasera ha mandato un tweet che loro ti vogliono rubare, così è un furto, stanno organizzando una specie di furto delle elezioni e così via, se questo è assolutamente vero. Adesso vediamo un attimo, questo potrebbe sì innescare anche della stabilità, ma ricordiamoci che né Biden né Trump si sono impegnati in maniera assoluta a rispettare l'esito, così, di questo spoglio delle schede. Nessuno dei due ha detto sì, guardate, io chinerò il capo, farò atto così di umiltà, riconoscerò il vincitore, dirò sì, bene, bravo, bisogna saper perdere, come cantavano quando avevo 13 anni a Roma i famosi Rocks, e buonanotte, no, no, entrambi sono pronti a lottare, qui siamo allo scontro frontale, qui siamo una specie di veramente la contrapposizione pressoché fisica, ci sono stati scontri nel centro di New York tra democratici e repubblicani, nella zona di Times Square, ossia qui è molto difficile spiegare quello che sta succedendo qui, dunque credo sì, ci sarà un'instabilità. Però alla fine effettivamente questa situazione dovrà pure essere decisa. Dunque Sì. abbiamo ancora fino al 20 gennaio, quando poi sarà o quando poi si riunirà, perché a questo Insediamento. punto si uniscono questi grandi elettori, perché è vero, la vera scelta del presidente non sono le elezioni adesso, sono quando si riuniscono i grandi elettori e votano. Questo succederà. Assolutamente, Allora bisogna assolutamente. capire effettivamente, distinguere, quando dicono per esempio abbiamo assegnato questo, i media dicono adesso... Scrivono benissimo Trump, non so, Michigan per esempio, non è che sia una decisione formale, è una decisione presa indipendentemente da una emittente in base a una proiezione, in base a dei dati che gli sono stati forniti, però che non sono stati convalidati lungo tutto l'iter della procedura elettorale che li Assolutamente, sancisce. assolutamente, assolutamente. Abbiamo anche ribadito come funziona, il che è sempre importante. Quindi grazie Jean Ergas per essere stato con noi. Ci Prego, sentiremo nei prossimi prego. giorni sicuramente quando la situazione sarà un po' più chiara. Sicuramente, insomma, gli americani sono un po' abituati ad avere il loro presidente dopo la nuotata elettorale. Non succederà in questo caso, lo abbiamo già detto. Grazie a Jean Ergas, possiamo salutarlo. Prego. Alexandra, andiamo in pubblicità, ma prima facciamo un check generale se vuoi sulla Assolutamente sì. situazione. C'è chi scrive, intanto grazie, ci state già Intanto. scrivendo. La Pennsylvania sarà decisiva, insomma, Assolutamente sicuramente sì, l'esito questo è appunto. lo stato che ecco, deciderà molto probabilmente insieme anche a Michigan, insomma il Midwest, anzi mostro subito la mappa ai nostri telespettatori, i colori un po' più in chiaro sono appunto ecco, gli stati che come dire, decideranno queste presidenziali, ovvero Wisconsin, Michigan, in particolar modo la Pennsylvania, North Carolina e la Georgia. Questi sono gli stati che noi continueremo a monitorare molto probabilmente, però entro questa giornata non sarà possibile a vedere, a scoprire chi sarà il prossimo presidente. E non solo, Joe Biden ha parlato a Delaware, da dove lui effettivamente è, si è rivolto ai propri ecco, sostenitori e ha detto di mantenere la pazienza, mantenere la calma, perché c'è ancora tantissima strada, in quanto tutte le persone che hanno votato in anticipo, ecco, questi voti, questi conteggi devono essere tuttora effettuati. Quindi la parola chiave rimane la pazienza. Vi faccio vedere velocemente l'indice del dollaro che continua a rafforzarsi sopra quota 94, in rialzo dello 0,71%. Ciò che mi sorprende sono i futures del FTSE MIB, perché indicano un'apertura in fortissimo Sì. rialzo. Mi sorprende. Poi più avanti, ovviamente prima delle 9, avremo i nostri analisti e scopriremo a cosa si basa questo Assolutamente. ottimismo. Beh, Jean Ergas diceva che probabilmente hanno, è come se fosse, avessero un attimino tirato, insomma, fatto un sospiro, no? Dopo queste giornate sicuramente convulse. Forse il bello deve ancora arrivare, bello o brutto, insomma, speriamo bello, vista la situazione generale che non è positiva a causa del coronavirus. Allora, noi andiamo in pubblicità e tra poco ripartiamo proprio anche da questo messaggio che Carlo ha mandato, uno dei nostri amici che ci segue, cioè Trump dice è l'unico che ha puntato il dito contro la Cina per il Covid, e proprio con altri ospiti cercheremo di capire anche le relazioni internazionali, come potrebbero cambiare o modificarsi a seconda dell'elezione. A tra poco.
E noi ci siamo, tanto per parafrasare uno dei nostri promo che avete visto poco fa, ci siamo anche per queste elezioni presidenziali americane. Io, non solo, anche Alexandra Georgieva, vi terremo compagnia fino alle 9:30. Poi, naturalmente, attenzione, fino alle 9:30 con questo speciale. Poi continuiamo veramente tutto il giorno con i nostri ospiti e l'analisi dei mercati, soprattutto dalle 9 in avanti, quando le contrattazioni entreranno nel vivo. A proposito di contrattazione, Alexandra, dicevi una cosa interessante, poi ripartiamo proprio da quello che è successo nella nottata in America. I futures del FTSE MIB sono al ribasso. Assolutamente sì, dello 0,43% e solo poco fa però erano in forte rialzo, quindi è un movimento molto interessante perché l'indice, ecco, italiano cede 81 punti in area 18.842 in questo istante, insieme ai futures del Dow a meno 0,27, cede 75 punti, quindi stiamo vedendo qualche movimento, ecco, già interessante. Sì, ecco, oggi c'è anche, oltre al tema del presidenziale, il nuovo DPCM, avremo modo nel corso della giornata sulle fonti TV di parlarne. Intanto Piero Ambrogio ci saluta, buon Nasdaq a tutti. Beh, oggi peraltro sarà interessante vedere cosa Wall Street farà nel pomeriggio, soprattutto con l'apertura delle contrattazioni. Saluto Gianluca Pastore, analista ISPI, che è con noi per questa parte di diretta. Gianluca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora, come è andata la nottata? Domanda di rito, insomma, quando ci sono le presidenziali è sempre la domanda primaria. Beh, a parte la nottata pesante, è stata comunque una nottata interessante, nel senso che si è vista, diciamo così, una bella elezione. Dal punto di vista di un osservatore, sicuramente una bella elezione. Un'elezione assolutamente non scontata. Un'elezione totalmente non in linea con le previsioni dei sondaggi. Tutti quanti si aspettavano l'onda blu, tutti quanti si aspettavano anche forse un clean sweep democratico, cioè Casa Bianca e tutto il congresso in mano democratica. I dati in questo momento ci raccontano una storia abbastanza diversa, ci raccontano una storia di un paese fortemente diviso. E di risultati ancora tutti da stabilire. Esatto, infatti si parlava, io continuo a insistere su questa espressione, ma insomma abbiamo sentita in mille modi, l'America si presenta divisa, sembrava un po' qualcosa di retorico, ma più che mai si è verificato, anche in barba ai sondaggi, come hai giustamente ricordato tu, purtroppo i sondaggisti sono un po', come dire, sul podio, nel senso con il dito puntato contro, no? Perché c'è un celebre precedente, che è quello delle elezioni del 2016, quando tutti pensavamo che vincesse, magari non a pieno titolo, Hillary Clinton, invece è successo proprio il contrario. In questo caso c'è un testa a testa, però appunto Trump nelle ultime settimane emergeva come quello depotenziato, no? Soprattutto rispetto a Biden, colui che aveva quasi allentato la presa su queste elezioni, e così non è andata. Voi, andiamo subito nel merito, poi andiamo a fare un piccolo aggiornamento anche dei risultati. Gianluca, voi avete nelle settimane precedenti messo in evidenza i punti fondamentali da tenere a mente per tutti coloro che seguono le presidenziali per queste elezioni. Allora, che cosa secondo voi ha caratterizzato appunto le presidenziali del 2020? Beh, innanzitutto direi una campagna elettorale totalmente anomala. Una campagna elettorale che da un certo punto di vista non c'è stata nelle forme tradizionali, ma che da un altro punto di vista è stata estremamente presente. Da un certo punto, cioè in una certa prospettiva, noi abbiamo vissuto 4 anni di campagna elettorale fatta da Donald Trump, che ha proseguito senza soluzione di continuità nel corso del 2020. E questo è un aspetto importante, nel senso che ha influenzato il voto dandogli una profondità, forse, che i voti tradizionali non hanno avuto. Secondo aspetto decisamente importante è stato il voto postale, che appunto ha toccato livelli mai visti. Anche perché molti stati hanno permesso un larghissimo ricorso al voto postale senza mettere i tradizionali paletti che ci sono sempre stati. Sì. Un terzo aspetto legato al voto postale è stato il grandissimo sforzo di mobilitazione. Queste elezioni probabilmente segneranno un record,
un record storico a livello di turnout, cioè a livello di numero di cittadini americani che hanno votato. In realtà, appunto, sia il voto postale, sia l'alto turnout, che secondo il Partito Democratico, secondo il Comitato Elettorale Democratico, avrebbero dovuto essere i veri game changer, in realtà non sono stati così tanto game changer. Esatto, Alexandra. Allora, io vorrei andare appunto a rivedere la mappa in questo momento perché abbiamo parlato proprio con lei dei sondaggi, credo 2 settimane fa, quindi è stata, come dire, una grande delusione il lavoro svolto dei sondaggi. Però attenzione perché ha parlato appunto Joe Biden, anche il governatore della Pennsylvania, e tutti e due hanno detto manteniamo la calma e soprattutto armiamoci di pazienza perché ci vuole del tempo per contare appunto questa affluenza di cui lei stava parlando che si manifesta soprattutto nel voto anticipato, perché ovviamente questi conteggi non sono tuttora terminati e questo secondo me è un punto molto importante. Se guardiamo ovviamente la mappa che ci sta mostrando la regia, sembra piuttosto una red wave invece che blue wave, insomma una ondata piuttosto rossa che blu. Però ecco, lei che cosa ne pensa riguardo a questo punto? Che cosa potrebbe accadere appunto a tutte queste aziende che fanno dei sondaggi, perché li abbiamo visti fallire anche con la Brexit, con le elezioni del 2016, quindi già diventano troppi precedenti. Tanti dei nostri ospiti dicevano, dopo così tanti precedenti, se dovessero fallire anche questa volta, sarebbe proprio grave per l'intero settore dei Assolutamente, sondaggisti. vero. Sì, è un'osservazione che stavo facendo poco fa con dei colleghi. Il sondaggio, almeno a livello americano, sembra molto efficace nell'interpretare le tendenze a livello nazionale. Stavo ricordando prima appunto il caso del 2016, in realtà appunto nel 2016 a livello nazionale il sondaggio ha colto bene quello che sarebbe stato il risultato finale. Si parlava, se ricordo bene, all'epoca di una vittoria della Clinton nel voto popolare con una forchetta del 2-3% e quello in ultima analisi è stato. Quello che non ha capito il sondaggio, che non è riuscito a cogliere il sondaggio e che ha penalizzato in quel caso Hillary Clinton è stata la distribuzione territoriale del voto, soprattutto la concentrazione del voto in determinate aree chiave. E mi sembra che da un certo punto di vista stiamo assistendo allo stesso spettacolo, a una specie di versione 2.0, anche quest'anno. I risultati a livello nazionale sono abbastanza precisi se ci basiamo sugli ultimi sondaggi. No, quello che manca è la distribuzione territoriale. Cioè abbiamo una Pennsylvania che in questo momento sta performando in una maniera totalmente inattesa. Insomma, Esatto. dati Associated Press abbiamo un 56,4% per Trump con il 64% delle sezioni scrutinate. E un 42% per Biden, c'è cioè un divario enorme sulla Pennsylvania, che fra l'altro di Biden è lo stato natale. Esatto, infatti sarà uno degli stati chiavi. Un'ultima cosa, Gianluca, cioè, puoi rispondere tu a questo amico, perché l'ho letto già 2 volte, ma è interessante. Cosa rispondi a Carlo che scrive: Trump è l'unico presidente che ha puntato il dito contro la Cina per il Covid, quindi è una sorta di endorsement nei confronti dell'attuale inquilino della Casa Bianca, insomma, con le relazioni ovviamente internazionali al centro dell'attenzione. Beh, allora, puntare il dito per il Covid fa parte di una strategia, diciamo così, di demonizzazione, o se preferiamo più correttamente di attacco alla Cina che Trump sta portando avanti per finalità che non hanno assolutamente nulla a che fare con il Covid. Cioè, in questo momento gli Stati Uniti e la Cina sono impegnati in un confronto di potenza, io direi a 360 gradi. Attaccare la Cina in questo momento paga negli Stati Uniti. Uniti paga a livello di consenso interno, paga a livello di stabilità internazionale. Anche Trump, anche, scusami, anche Trump, anche Biden, nel corso della seconda parte della campagna elettorale, ha cercato molto di rafforzare la sua immagine di tough on China,
un po' perché diciamo era percepito come troppo soft sulla Cina dagli alleati orientali, dal Giappone, dalla Corea, quindi un po' l'ha fatto per ragioni diciamo di politica internazionale, ma molto l'ha fatto perché l'americano medio, diciamo così, l'elettore americano, la pancia del paese, sì, vuole in questo momento un presidente tough on China. Sì, eh beh, assolutamente, in questo momento sì. Vabbè, ma insomma, ma vincere la pancia o la testa? Domanda proprio tranciata. Ah, che mi rendo... è veramente una domanda da sfera di cristallo. Quando si tratta di voto, io direi che dovrebbe vincere la testa, ma normalmente quella che vince la pancia. Lo so. Diciamo che sì, dovrebbe vincere la testa, però è anche vero che ci si lascia inevitabilmente trasportare dalle emozioni legate proprio al contesto storico, no? In questo caso, no? Ci si aggrappa naturalmente alle soluzioni che possono rendere più nell'immediato a causa della situazione. Allora, grazie mille Gianluca Pastori, ti ritroviamo presto sulle fonti grazie TV. A voi. Grazie per questo aggiornamento. Allora, c'è Pier Ambrogio che so che non si riferisce a noi, ma io rispondo con una battuta, dice: mentre la gente blatera io mi metto long su Twitter. Vedi, noi facciamo entrambe le cose, blateriamo perché stiamo parlando, ma nello stesso tempo, e soprattutto quando i mercati apriranno le contrattazioni, cercheremo anche di dare degli spunti operativi, non tanto noi ma attraverso i consigli degli ospiti, insomma. Questo intanto sicuramente volevo... Sì, vai Alexander, perché c'è un messaggio che va proprio in quella direzione, dice: ma come mai, se le elezioni e il Covid sono i grandi spauracchi del momento, le borse salgono? È una domanda che poi gireremo ai nostri ospiti. Perché ultimamente, tra l'altro, vorrei sottolineare che ciò che conta per le borse sono soprattutto le banche centrali, perché sono quelle che forniscono la liquidità, i soldi tra virgolette, e la sicurezza. Intanto avrei voluto velocemente condividere una curiosità con i nostri telespettatori, siccome sia il presidente Trump che l'ex vicepresidente Joe Biden, ovvero il candidato democratico, si stanno avvicinando ai 270 voti del collegio elettorale, ovvero voti elettorali che sono quelli che contano, attenzione, non il voto nazionale. È molto interessante capire cosa accadrebbe se ci fosse un pareggio. È capitato solo a poche volte nella storia, vorrei condividere, nel 1800, quando Thomas Jefferson e Aaron Burr hanno ricevuto lo stesso numero di voti elettorali. Sicuramente sarebbe molto interessante, esatto, se questo dovesse accadere, che Trump ricevesse 269 voti insieme a Biden, che non è con... uno scenario proprio escluso. Quindi vorrei solo spiegare che cosa potrebbe accadere se questo dovesse succedere. Praticamente, molto probabilmente, se questo dovesse succedere, saranno organizzati, ecco, i comitati dei diversi stati, e siccome il Senato ha la maggioranza repubblicana, si voterà per il presidente Trump. Quindi sarà comunque un scenario molto interessante a vedere anche questo. Assolutamente sì, ottima curiosità. Prende un caffè con noi stamattina anche Vittorio Emanuele Parsi, geopolitologo, che è collegato con noi. Buongiorno, bentrovato, grazie per essere qui. Buongiorno. Probabilmente ne hai già presi tanti di caffè. No, ho dormito come un ghiro io. Ah, ecco, questo è interessante, sai perché? Così ti faccio subito la prima domanda. Hai dormito come un ghiro perché non ti aspettavi succedesse nulla, come di fatto, insomma, non che non sia successo nulla, chiaramente ci sono tanti spunti interessanti, ma ovviamente mi riferisco al fatto che non è stato ancora, che non è emerso il nome del nuovo presidente, per questo che hai fatto sonno tranquillo. No, non valeva la pena di stare... Ecco, appunto. Hai detto, io non guardo neanche le partite di pallone in TV, cioè non mi interessa chi vince, chi perde alla fine. Il resto, se non sono coinvolto obbligatoriamente, ne faccio volentieri a meno, ecco. Ecco, ma perché tu ti aspettavi effettivamente che sarebbe andata così questa nottata? Prima abbiamo detto, insomma, gli americani che sono abituati ad avere il nome del presidente la mattina, in questo caso no, cioè non è andata così, ma se lo aspettavano secondo te? Ma tutte le indicazioni ci dicevano che forse neanche nel corso della giornata di oggi, del mercoledì americano, avremo i dati definitivi se la situazione dovesse restare un po' in bilico. Quello che sicuramente non mi aspettavo, come molti, è che Trump fosse avanti. Questo non me lo aspettavo, onestamente, e direi che, guardando quello che sta emergendo come dati, è in vantaggio e potrebbe essere confermato come presidente. Questo non tanto sorprende me, quanto sorprende tutti quelli che fanno sondaggi negli Stati Uniti,
e sorprende anche tanti analisti americani. Se così dovesse finire, però, ci dice una cosa che forse dovremmo iniziare a riconsiderare guardando la società americana. Che la società americana nel suo complesso resta comunque ancora una società a forte maggioranza bianca e che questa maggioranza bianca è sempre più radicalizzata. Per cui cose importanti come Black Lives Matter, ci dicono che in realtà Black Lives doesn't matter. Non, ai bianchi Ecco. dei ceti medi poveri non gliene frega assolutamente niente che la polizia spari ai neri. Questa è una cosa triste per la società americana, ma vuol dire che gli americani sono più interessati dell'ipotesi di piccolo recovery, anche se questo non significherà aumento dei salari, anche se questo significherà che gran parte di quel recovery andrà allo 0,1% sempre più ricco della società, e non gliene può fregare di meno del fatto che ai neri i poliziotti bianchi sparino come noi non spareremmo neanche un cane per strada. Su Certo. questo Trump ha vinto. E invece gli altri puntavano proprio su questo, peraltro, quindi ancora di più la situazione si è arrotolata su se stessa. Prego, Alexandra, Noi, sì. infatti, le questioni razziali erano, le disuguaglianze Appunto. razziali erano uno degli argomenti più importanti. Tra l'altro, però, secondo un sondaggio della CNN, la questione più importante, è stata, la questione dell'economia. E quindi lì, Trump va forte. Intanto, volevo soltanto ribadire che effettivamente Biden in vantaggio con 225 grandi elettori e Trump 213, giusto per la precisione, più di 65 milioni di persone, quasi 66 milioni di persone sino a questo punto hanno votato per Biden e poco più di 64 milioni hanno votato per Trump, perciò non è decisa, ecco, la riconferma di Trump fino a questo punto. Sì, ma è lo svantaggio di Biden sugli swing states che preoccupa. Cioè, il Sì, che erano punto uno è. dei nodi centrali, certo. Esatto, cioè, Ok. lei come diceva giustamente, il sistema di voto americano è arcaico. È arcaico pur essendo questo sistema stato di fatto rinnovato. Non è che in Costituzione è scritto quanti seggi devono avere questi o quelli. E questo arcaismo moltiplica tutti quei problemi che già ci sono normalmente nei meccanismi della traduzione di voti in seggi. Nessun sistema elettorale è perfetto, lo sappiamo tutti. Certo che quello americano è estremamente, è proprio arcaico. Sì, Cioè, scontenta molti, diciamo, mettiamola così, insomma, bisognerebbe non è solo di farne. accontentare o scontentare, Però. capisci che nel momento in cui si elegge il presidente della federazione, che le modalità con cui venga eletto cambiano da stato a stato in maniera così rilevante, è un po' un problema. È un problema per gli americani, innanzitutto. È chiaro che nel momento in cui l'America continua a essere un paese così rilevante nel mondo, è un problema anche per tutti gli altri. Fino a quando l'America era quella descritta da Tocqueville, poteva eleggersi il presidente anche facendo la gara di sputi, voglio dire, non gliene frega niente a nessuno. Ma ormai gli Stati Uniti sono da un secolo un paese così importante che ogni 4 anni essere ostaggi di questo meccanismo molto peculiare non è una cosa indifferente per tutti gli altri. Certo, chiaro, Alexandra. Ecco, quindi è stata tutta l'ipocrisia quella che abbiamo visto con il movimento Black Lives Matter, perché come ha giustamente sottolineato lei, guardando i voti, appunto, ma anche i sondaggi, alla fine non è che conta così tanto, ecco, la vita dei neri. Non saprei dire se si tratti poi di ipocrisia, sicuramente ci può essere Tra una l'altro ci parte tenevo a sottolineare, mi scusi se la interrompo, che di. Lil Wayne, uno dei cantanti preferiti di America, si è schierato con Trump, cioè ha sostenuto Trump. Invece dall'altra parte abbiamo Lady Gaga che ha sostenuto Biden, ha parlato anche durante il suo comizio, ma Vero. Lil Wayne, che è nero tra l'altro, ha sostenuto Trump durante il suo comizio, credo in Detroit, non vorrei fare adesso qualche errore, però era uno degli ultimi comizi in fine settimana. Quindi comunque nuovamente Hollywood, l'elite schierata insieme ai democratici e a sorpresa ovviamente anche i rapper che di solito sono molto anti-governo, però si sono schierati con Trump, che era una sorpresa, almeno
almeno per quanto mi Ma riguarda. certo, io aggiungo anche, lo dicevamo anche prima, insomma, il fatto che prevalga sempre questo politically correct che poi va a falsare i sondaggi, visto che i sondaggisti sono imputati in questa tornata elettorale. Cioè, un ospite precedente, Vittorio, ci diceva, beh, magari molti non dicono che sostengono Trump perché appunto è meglio dire che Trump è il Sì, no. demonio, ecco, non so però. Sì, non so, il punto è che allora, sul sostenere Tizio Caio può darsi che funzioni in una forma di. Sai, in Italia nessuno era democristiano, la Democrazia Cristiana faceva quasi il 40% dei voti ogni volta, no? Però non ne trovavi uno per strada sostanzialmente, a parte i cattolici bacchettoni, per cui non sorprende che la gente dica una cosa e poi ne faccia un'altra, però è singolare. La capacità di sbagliare i sondaggi, nel senso che comunque vada a finire, Biden era dato in vantaggio in tutti gli swing states, in alcuni swing states anche in maniera importante, Sì, tra e l'altro anche così in Florida. non è successo. Anche in Florida, diceva la mia Più collega, di, più di, giustamente. più di 8 punti percentuali perché Assolutamente. abbiamo fatto vedere proprio i sondaggi dei swing states ieri Sì. e Florida era Biden con più di 8, di un vantaggio di 8 punti Esatto, effettivamente percentuali, è clamoroso. veramente importante. Invece volevo chiederle, siccome la riconferma di Trump è molto importante per alcuni attori, da una parte abbiamo la Cina, perché la Cina tifa molto probabilmente Biden. Però invece abbiamo anche la Gran Bretagna, che invece si dice che Boris Johnson avrebbe rallentato le negoziazioni con l'Unione Europea giusto per vedere chi vincerà le elezioni negli Stati Uniti per farsi giustamente due conti che tipo di accordi Certo, potrebbe avere. assolutamente. Ecco, lei come vede questi equilibri politici sotto questo punto di vista? Sì, io penso che allora, la politica americana nel mondo era già iniziata a cambiare prima di Trump, però Trump sicuramente ha scosso quelli che sono i pilastri dell'ordine liberale, che erano i pilastri del sistema in cui la leadership americana si è espressa dal secondo dopoguerra nella porzione, diciamo così, non comunista del mondo, dal 90 in poi in tutto il mondo. Quindi questo va detto. Io non so cosa faranno, cosa pensi Johnson, e francamente cosa faranno gli inglesi. Da europeo gli dico buona fortuna, le nostre strade sono separate, però qui c'è il conto da pagare, poi dopo fai quello che vuoi, ma questi sono i soldi che ci devi e ce li dovranno dare alla fine gli inglesi questi soldi, perché questa leadership britannica ha prodotto un danno serio al progetto europeo, francamente questo è stato un colpo basso. Per quanto riguarda i rapporti transatlantici, io Sì. credo che sarà molto difficile, se Trump vincesse, si divaricherebbero ulteriormente le sponde dell'Atlantico. L'Europa non può pensare come unione, come paesi principali dell'Europa, la Germania, la Francia, l'Italia stessa. Non possono pensare di continuare ad avere un partner transatlantico che tratta i tedeschi come se fossero i cinesi, che tratta i nordcoreani come se fossero i francesi. Cioè, c'è un limite a tutto, per così dire. Questo concetto di America First diventa sempre più America Alone. Allora, se ognuno gioca per sé, l'Europa può giocare per se stessa. Ed è vero che noi abbiamo un interesse a continuare a mantenere una relazione di sicurezza militare con gli Stati Uniti. Ma purtroppo, lo dico perché io penso che sarebbe importante mantenere questa relazione transatlantica anche al di là della sicurezza militare, con una presidenza del genere è un regalo gigantesco alla Cina. Perché Trump potrà fare anche la voce grossa con i cinesi, fare un po' il macio con i dazi, ma l'interdipendenza tra l'economia cinese e americana è molto forte, e un'America di questo tipo è un regalo alla Cina e al sovrapporsi agli europei, dicendo: vabbè, io non sarò perfetta, guardate che i vostri amici alla fine non è che siano così tanto utili per voi. Quindi, nel momento in cui discutiamo di 5G, nel momento in cui abbiamo tutti un bisogno dannato di ripresa economica, di sconfiggere il virus e via discorrendo, Insomma, un'America rischia di così. essere un autogol questo, fondamentalmente, giusto per Secondo me, dirlo. nel lungo periodo sì, dopodiché giustamente l'opinione pubblica non vota mai, e in America in particolare, che l'America è talmente grande, nonostante tutto, non vota mai sulla politica estera.
Quindi anche voi avete citato la Florida, a un certo punto è stato più rilevante evidentemente il riflesso anticomunista, antisocialista degli ispanici di ceto medio e affluente della Florida, delle preoccupazioni dei vecchietti di morire di Covid e di essere stati sostanzialmente lasciati a se stessi. Alla fine la gente vota in base ai propri interessi. Anche sulla comunità nera, probabilmente la comunità nera affluente è più preoccupata della violazione del law and order che non del principio di giustizia, visto che loro sono emersi comunque in un mondo in cui se sei nero parti non 2 metri indietro, ma 20 metri indietro ancora. E quindi. Evidentemente vale il concetto American First, nel senso di americano, cioè i singoli, no? In primo piano, probabilmente si Sì. vuole. Infatti dicevamo, insomma, un'elezione che ancor più è caratterizzata da un voto o di pancia o di testa, in questo caso sembra prevalere la pancia, ma insomma poi vedremo a conti fatti quando Mancano ancora le il grandi risultato. città Esatto, e e sembra comunque che appunto. chiunque vinca, mi pare che ci sia una grossa divisione tra appunto l'America urbana e l'America, diciamo, dei sobborghi e delle campagne. C'è sempre Ecco, stata. questo permettimi di dire che è una cosa che si ripete effettivamente, ma non solo in America, anche in altri paesi, probabilmente perché a livello strutturale proprio la politica non ha fatto finora molto per rendere più omogenee tutte le varie aree, perché c'è sempre questo divario, no? Tra il centro e la periferia, voglio dire, quante volte ne parliamo anche in casa nostra, quindi è chiaro che nessuno prende, come si suol dire, il toro per le corna, Sì, preferendo... però Ah, c'è una percezione, cioè se io vivo in una grande città, penso a Milano, no? Se vengo, ed è quello anche che può succedere a noi con tutto questo disastro della pandemia, se io vivo a Milano e vengo da Pizzognocco di sotto, di sopra, di qualche vallata, posso anche arrivare a Milano pensando che i neri, gli arabi sono gente strana, gli omosessuali sono diversi, che c'è un problema di sicurezza gigantesco nella metropoli, poi ci vivo. E mi accorgo che i neri, gli arabi, gli omosessuali sono come gli altri, che sì, c'è qualche scippo in più a Milano, ma non è che ci sia questa situazione, no, catastrofica che ti immagini quando sei nella valle della Val Brembana alta. No, ma E chiaro, bam! beh, Allora, questo vale anche per gli Stati Uniti. certo, Cioè, ancora di più forse negli quindi da Stati Uniti. voi non è che le campagne stanno peggio, è che quelli di campagna hanno la loro mentalità ed è sfidata poco dalla realtà, e questa diffusione della realtà virtuale rischia di radicare ancora più ognuno nelle sue mentalità pregresse, perché Ah, tanto quello sì. che vede uno è il gruppo su internet che la pensa come lui, poi esce e vede il lattaio, altri quattro vicini, non cambierà Figuriamoci in niente. questo momento di chiusura, restrizioni e lockdown, sperando che insomma tutto possa risolversi. Vittorio Emanuele Passi, grazie, ti A voi. ringraziamo per questo collegamento. Alessandra, andiamo in pubblicità, subito dopo facciamo un aggiornamento o Sì, c'è qualcosa flash che vuoi no, dirci? e mi piace veramente tanto la risposta di Scatta col Trend che ci sta seguendo, ci ha risposto su YouTube per quanto concerne la mia considerazione se ci dovesse essere un pareggio dei voti elettorali. Questo è un scenario molto interessante, volevo dire grande analisi di Scatta col Trend, è corretto perché ecco, il risultato elettorale sarà deciso in caso di pareggio dalla prossima Camera dei Rappresentanti dove ogni delegazione statale potrà esprimere un voto. Il candidato avrebbe bisogno di vincere la maggioranza dei 15, 26 o più stati. In questo caso i democratici hanno la maggioranza alla Camera e probabilmente la espanderanno dopo stasera, ma i repubblicani controllano tuttora i 26 delegazioni statali e quindi è per quello, Enrico J, credo, che ci Sì, scrive, e è quindi è lui. per quello che ho fatto la mia considerazione che molto probabilmente se questo scenario dovesse accadere, voteranno Trump perché in questo momento il controllo è dei repubblicani. Allora possiamo andare in pausa e poi andiamo a vedere i mercati Esatto, mi asiatici. fa piacere che i nostri analisti siano i nostri primi Sì, sono supporter, proprio sul grazie. pezzo. Complimenti ad Enrico Esatto, J. grazie. E non a caso, appunto, sono tra i nostri top analisti. Allora, tra poco pubblicità e torniamo. Eccoci
Eccoci tornati in diretta. Breaking news, è il caso di dirlo, Alexandra. Georgieva, ha parlato Trump? Assolutamente sì, ha parlato Trump, ha detto che secondo lui ha vinto le elezioni e non solo, dice che negli stati dove i conteggi stanno andando avanti, che sono appunto i cosiddetti stati decisivi, ve li faccio vedere velocemente: Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina e Georgia. Ecco, questi stati qua, secondo Trump, lui ha vinto in questi stati, e se non dovesse essere così, cioè che Trump ha vinto, lui andrà avanti con il ricorso alla Corte Suprema. Questo è quanto riporta Bloomberg in questo momento. Andiamo a vedere la reazione dei mercati asiatici. Il Shanghai Composite in rialzo dello 0,19%, il Nikkei ha chiuso in forte rialzo di quasi 400 punti, l'1,72%, abbiamo anche il Shenzhen Component in rialzo di 0,5%, Kospi guadagna poco più di 0,5%, invece Hang Seng meno 8 punti, cede lo 0,03%. Uno sguardo velocissimo anche al mercato valutario, l'indice del dollaro, guardate perché continua a guadagnare, a rafforzarsi, ben sopra quota 94,086, in rialzo dello 0,80%, euro dollaro 1,16, cede lo 0,63%. E vorrei vedere velocemente anche i futures. Guardate il nostro indice FTSE MIB, indica un'apertura in forte calo, quasi di 300 punti, meno 1,5%, dopo il forte recupero degli ultimi giorni, insieme al Dow che cede più di 300 punti, l'S&P 500 che cede lo 0,64, è l'unico indice in questo momento in rialzo, e il Nasdaq dello 0,84%, quasi 1%, però il resto degli indici, anche il DAX cede 2,26% in preapertura, e il CAC Rand di Parigi l'1,86%, quindi molto probabilmente l'Europa partirà in rosso. Ah sì, allora prossimo caffè che offriamo a Filippo Diodovic, che è con noi anche questa mattina. IG, ciao Filippo, ben trovato. Buongiorno a tutti. Insomma, nella trasmissione che ti vede protagonista ogni martedì, Trading the Markets, avevamo dato un po' di anticipazioni che possiamo riprendere anche stamattina, perché chiaramente a livello politico non abbiamo ancora un vincitore, però possiamo appunto concentrarci sulle reazioni di mercato. Io questa notte ti ho un po' sbirciato, ho visto che intorno alle 2, se non ricordo male, quindi insomma dimostrazione che abbiamo passato tutti la notte in bianco a seguire quello che accadeva, tu hai giustamente messo in evidenza come l'andamento del dollaro stesse seguendo le notizie positive per uno o per l'altro, cioè in su per il dollaro quando c'erano notizie positive per Trump, viceversa invece per Biden scendeva. Ecco, i movimenti di mercato dopo dopo le parole di Trump, come ti sembrano? Alexandra accennava qualcosa, approfondiamo questo punto. Sì, sono stati molto importanti, perché comunque ha dichiarato insomma una vittoria secondo, ecco, il Partito Repubblicano, che nonostante manchino ancora tanti numeri, soprattutto negli stati del Midwest, rimane, ecco, anche le previsioni, quelle della notte, che molto probabilmente si giocherà tutto soprattutto in Pennsylvania, e al momento Trump è in vantaggio di 700.000 voti. È vero che bisogna aspettare anche tutti i voti arrivati per posta, che chiaramente dovrebbero favorire Biden, ma adesso gli stanno dando un grosso vantaggio. E si sta un po' realizzando lo scenario peggiore per i mercati, che è quello di un risultato molto vicino che potrebbe essere contestato, e Donald Trump nella conferenza stampa ha proprio affermato che andrà avanti fino alla Corte Suprema se si conteranno dei voti che secondo lui non sono legali. Quindi ecco, questo ha portato comunque un aumento di una situazione di risk off sui mercati, quindi vediamo, ecco, gli indici che sono tornati ai futures sugli indici americani, che sono tornati a scendere notevolmente, ecco, negli ultimi 30 minuti l'S&P 500 ha perso una cinquantina di punti, il nostro CFD sull'S&P 500, e sta continuando a scendere perché, come detto, è lo scenario peggiore questo di un quasi pareggio. In questo momento testa. Sì, sì.
una leggera vittoria per Donald Trump, perché bisogna ammetterlo, Donald Trump ha fatto ha superato notevolmente i sondaggi, ecco, i veri perdenti sono state le case di sondaggi, i sondaggisti di questa nottata, e questo ha portato, ecco, questa situazione di risk off sui mercati con indici in forte ribasso e dollaro invece in forte rialzo. L'euro-dollaro siamo comunque a 1,16,35. All'inizio nottata, quindi all'una di notte, quando uscivano i primi numeri in Florida, l'euro-dollaro si trovava a 1,17,80, quindi 150 pips al di sopra dei livelli attuali. Quindi ecco, la forza del dollaro ha permesso, la forza del dollaro per il forte recupero di Donald Trump, che l'ha fatto vincere in tutti gli stati del Southeast e mettersi in vantaggio negli stati del Midwest, ha portato, ecco, insomma, a questi risultati. Ecco, solo una cosa, perché l'abbiamo detto anche ieri, ma lo stiamo ribadendo adesso, e in questo momento chiaramente si può aprire uno scenario di forte volatilità per i mercati, e prima di capire, insomma, invece a lungo termine cosa potrebbe succedere, potremmo dover aspettare un po'. Filippo, ricordi ieri sera proprio anticipavamo questa ipotesi, questo scenario. Bisognerà aspettare un po', con Donald Trump che, come detto, ha avvertito che lui, che secondo il suo parere è anticostituzionale il fatto di attendere questi voti per posta per troppi giorni, e per questo si potrà, diciamo, ricorrere alla Corte Suprema e allungare ancora di più la possibile attesa per decidere chi siederà sulla poltrona della Casa Bianca, lo spettro delle elezioni del 2000, Al Gore versus Bush, e questo porterà volatilità. Se guardiamo il grafico del VIX, lo vediamo nelle ultime ore in fortissimo rialzo, proprio per queste parole di Donald Trump che hanno fatto capire che non si arrenderà facilmente. Ecco, molti avevano discusso su questo fatto, che l'establishment repubblicano avrebbe convinto Donald Trump a stare, diciamo, più calmo, invece Donald Trump ha detto che andrà fino alla fine per difendere i propri diritti, perché secondo lui in questo momento il partito, la sua campagna elettorale è riuscita a farlo vincere. E quindi per questo andrà avanti fino in fondo. Sicuramente molto sorprendente il fatto che Trump ha ricevuto così tanti voti, soprattutto nei swing states, dove abbiamo visto i sondaggi più volte anche insieme davano quasi per scontato la vincita di Biden. Però la conferenza stampa di Biden è stata molto più, tra virgolette, moderata, perché lui ha invitato le persone a rimanere calmi e pazienti, perché c'è tantissimo tempo. Intanto però volevo sottolineare il fatto che la Corte Suprema ha già, tra virgolette, dato il primo schiaffo a Trump, perché a causa del coronavirus ci sono stati introdotti questi più tipi di votazione, uno dei quali è drive-thru, ovvero passare con la propria macchina ad una location apposita per lasciare il proprio voto. Quindi cosa hanno fatto i repubblicani? Hanno fatto la ricorsa alla Corte Suprema per cancellare i voti di Texas. In particolar modo vi faccio vedere Texas, eccolo qua, ha vinto ovviamente da Donald Trump, ha ricevuto 38 grandi elettori appunto da parte di Texas, quindi una volta ha già rifiutato, cioè intendo dire la Corte Suprema, nonostante la nomina di Amy Coney Barrett, che è stata una nomina molto 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 strategica, ha respinto la richiesta repubblicana, dicendo che ovviamente la richiesta è, tra virgolette, inadeguata, e questi voti fatti tramite il drive-thru verranno contati. Quindi non è detto che, anche se facesse la ricorsa, la Corte Suprema dirà ok, Presidente, sì, il risultato non è scontato, ha ragione, certo, perché queste sono regole, certo, che sono state decise prima delle elezioni, e di conseguenza, se sono state già decise, sono costituzionali. Intendo dire, sono regole legali. Assolutamente sì. Filippo? Sì, no, certo. La cosa, infatti, cioè, la discussione che ho, diciamo, nelle mie chat con gli analisti USA, perché noi, insomma, abbiamo anche, insomma, un gruppo che si chiama Daily FX, che sono americani, e mi stanno scrivendo anche queste, diciamo, le questioni costituzionali, che, insomma, io non sono molto esperto, però è vero, cioè, sono
probabilmente Trump, che continua infatti a affermare che si appellerà alla Corte Suprema, molto probabilmente questo non potrebbe succedere, almeno nell'immediato, che prima dovrà insomma aspettare anche il giudizio delle corti statali. Sì. che hanno già riferito, poi eventualmente nel lungo periodo magari ci potrebbe essere anche un appello alla Corte Suprema. Quindi però già che ne parliamo di problemi legali, questo comunque porta incertezza sui mercati. Adesso sto continuando a guardare il VIX, perché che è l'indice di volatilità per eccellenza, e sta evidenziando insomma un forte continua a salire, continua insomma a farci capire che saranno giorni, sessioni di mercati particolarmente tese, e insomma speriamo anche che non ci siano insomma tensioni sociali negli Stati Uniti, visto insomma anche i problemi che hanno avuto nelle scorse settimane, perché è veramente un'elezione too close to call, cioè è troppo, veramente molto molto vicina, bisognerà veramente aspettare fino all'ultimo prima di capire chi sarà un vincitore. È come se ci fossero queste tre fasi, no? Praticamente, che si sono delineate. La fase 1, cioè non c'è un vincitore, quello che abbiamo visto questa notte. Fase 2, si dichiarano entrambi vincitori, perché quando c'è un testa a testa, soprattutto Trump, insomma, sta mettendo in evidenza come lui stia vincendo. La fase 3 invece, la decisione Corte Suprema, che porta nel caos più totale, caos tra virgolette, nell'incertezza soprattutto per i mercati, e che soprattutto, come dicevamo prima Filippo, non ci dà modo di capire quando potrebbe concludersi come fase, insomma questo è, cioè si dilatano i tempi, mettiamola così. A forse Alexandra voleva aggiungere qualcosa, così ti facciamo una domanda generale. Sì, torniamo tra poco sui mercati, perché invece l'Asia ha una reazione molto positiva che me personalmente sorprende, perché diciamoci che la Cina un po' tifa di nascosto Biden, certo. Quindi è molto interessante la reazione dei mercati asiatici. Tra poco andiamo a vedere. Però Filippo, vorrei parlare appunto anche del Senato e della Camera. Ci sono stati degli aggiornamenti in questo momento, possiamo anche vederlo. La Camera ha confermato i 181 democratici e 171 repubblicani, invece per quanto concerne il Senato abbiamo un rafforzamento dei democratici, 46 votati e 47 repubblicani. Il Senato era composto maggiormente di repubblicani sinora. Per quanto concerne invece i voti dei grandi elettori, Biden ha 225 e tuttora Trump 213, quindi la battaglia continua, nulla è finito e nulla è certo per il momento. Filippo, che cosa significa questo rafforzamento dei democratici nella House of Representatives, se vogliamo chiamarla la Camera in italiano, giusto per rendere l'idea più chiara ai nostri telespettatori, ma anche un rafforzamento all'interno del Senato? Che cosa significa per i mercati? Perché chiunque sarà il prossimo presidente molto probabilmente avrà un congresso bello diviso, il che renderà il suo lavoro difficile. Non si potranno passare tutte le leggi e tutte le cose che ha proposto Trump. Voleva addirittura abbassare ancora alcune tasse, ovviamente esatto, per sfruttare anche questo punto di vista a suo vantaggio, però sarà molto difficile per lui a passare solo un secondo pacchetto fiscale. Sì, assolutamente sì, è molto importante la questione del congresso. Gli americani stanno usando questa parola che si chiama gridlock, che significa stallo, blocco, perché se sarà Donald Trump il vincitore di queste elezioni, si troverà veramente un bel blocco per quanto riguarda il congresso, perché comunque al momento la Camera quindi è dominata dai democratici, il Senato invece quindi siamo molto vicini con i numeri, ma comunque sarà comunque un congresso diciamo ostile per Donald Trump, e aumenterà diciamo la difficoltà per Donald Trump per promuovere le leggi che lui vorrà portare avanti della sua campagna elettorale, e questo potrebbe portare quindi a uno stallo istituzionale, a rallentare tutte le politiche economiche che è necessarie per rilanciare la ripresa. Sì, stavo pensando al famoso pacchetto di aiuti fiscali tanto desiderato anche dalla Federal Reserve, probabilmente potrebbe avere una vita ancora più lunga in questo caso. Assolutamente,
Sì, no, scusami, vai, assolutamente sì, tra l'altro il lavoro della Fed adesso diventa ancora più complicato perché dovranno presentare loro qualche aiuto come sempre per i mercati. Un'altra considerazione, andiamo a vedere i mercati asiatici, come interpreti questo ottimismo in questo momento, in particolar modo il Nikkei ha chiuso in rialzo quasi del 2%. Sì, però di giri proprio il Tokyo oggi. Il Shanghai Composite in rialzo dello 0,19% e il Shenzhen... lo 0,60% di rialzo. Come interpreti la reazione dei mercati asiatici, perché in particolar modo la Cina si sa che tifa per Biden, anche se la sua agenda estera non è molto diversa nei confronti della Cina, nei confronti dell'Unione Europea è molto più diversa, nei confronti della NATO, nei confronti di tanti altri argomenti, se vogliamo anche nei confronti della Gran Bretagna, ma non per quanto concerne la Cina. Sì, allora, per quanto riguarda i mercati asiatici è abbastanza controverso come risultato, perché è chiaro che una vittoria di Biden avrebbe insomma migliorato, ecco, le tensioni, allentato notevolmente le tensioni commerciali. Nella mattinata ci sono stati dei buoni dati macroeconomici, molto, molto buoni dati macroeconomici per quanto riguarda la Cina, ci sono stati gli indici PMI Caixin, che sono stati insomma... hanno mostrato una forte ripresa, espansione delle attività economiche in Cina, questo chiaramente ha portato ottimismo, però ecco, infatti, l'andamento dei mercati azionari asiatici è proprio l'opposto, guardando i grafici, dei mercati azionari europei e dei mercati e dei future su per quanto riguarda Stati Uniti. Quindi esatto. Che solitamente sono molto correlati le cose, invece sono andate da tutt'altra parte. C'è, Filippo, qualcosa, scusa, che invece secondo te invece i mercati hanno già scontato da queste elezioni, che insomma ci stanno rimandando una fotografia sicuramente abbastanza inedita rispetto alle previsioni, mi riferisco a quello. Ma guarda, una delle cose più interessanti che ho notato nella nottata, per esempio, è stato l'andamento del Nasdaq, quindi diciamo il principale indice tecnologico, per vedere anche insomma i titoli tecnologici per chi tifavano fra Trump e sì. Biden. E l'indice tecnologico, quando insomma anche Trump stava recuperando notevolmente, aveva evidenziato un rialzo incredibile, era andato sopra il Nasdaq 100, è andato sopra gli 11.700 punti, confermando un po' la mia idea che nonostante che molti founder, molti CEO delle grandi aziende tech abbiano un rapporto pessimo con Donald Trump, il comparto tecnologico alla fine un po' tifava Donald Trump. Adesso è tornato a perdere, ma stanno perdendo tutti gli indici, come detto, per diciamo l'impossibilità di capire cosa succederà nelle prossime ore, chi sarà insomma il presidente. Ecco, l'incertezza ha portato al ribasso tutti gli indici, però ecco, però prima c'era stato insomma un buon rialzo soprattutto per il Nasdaq. No, ma è tuttora in rialzo dell'1%, guadagna 110 punti in preapertura, ovviamente anche perché il comparto tecnologico diciamo che è un po' il nostro porto sicuro in questo momento di incertezza, però io vorrei andare a vedere loro, perché anche lì i movimenti sono molto interessanti. Guardate loro che cede più dell'1%, e questo sì che è sorprendente in un momento di grande incertezza. Quota prezza, anzi, $1888 all'oncia, meno 1,05%. Perché, Filippo? È una cosa che personalmente mi sorprende. Ecco, sì, sono tutti quelli, è vero, io mi accodo a sicuramente e mi associo alle parole di Alexandra, però Filippo forse si riconduce tutto a quello che continuiamo a dire, che davvero saranno giorni che impossibili anche da definire, se vogliamo, no? Sì, no, quello è vero. Che non impossibile, so, difficile, perdono, impossibile no, adesso non esageriamo, però molto complicati da decifrare, ecco, mettiamola così. Sì, situazioni di risk-off solitamente insomma l'oro è considerato bene rifugio, quindi potrebbe farti ricevere molti acquisti. Bisogna anche dire che l'oro ha sempre avuto una correlazione storica negativa rispetto all'andamento del dollaro, quindi un dollaro che si rafforza così tanto porta a un leggero ribasso per quanto riguarda le quotazioni dell'oro. Però, come detto, al momento siamo intorno ai $1900 l'oncia,
è sicuramente comunque un asset da monitorare con particolare attenzione. Secondo te è stato fatto tanto hedging nell'ultimo periodo, almeno per quanto riguarda la vostra piattaforma? Ma è stato sì, ci sono quello che abbiamo notato molto dei nostri clienti è che il clima di incertezza li ha portati a usare strumenti a rischio limitato, quindi tipo i turbo 24, i certificati turbo 24. Questo perché la tanta volatilità crea opportunità di profitto, opportunità di trading significative, però aumenta tanto i rischi. E quindi per questo, insomma, abbiamo visto che i nostri trader, ma penso anche un po' i trader a livello globale, abbiano scelto di fare hedging proprio con strumenti a rischio limitato, quindi insomma cercando di coprirsi in quel modo per evitare insomma perdite significative. Filippo, un'ultima cosa, visto che insomma sono quasi le 9, quindi di fatto tra poco si entrerà nel vivo dell'operatività, insomma io chiedo sempre un consiglio da parte vostra a chi opera sui mercati, a cosa devono prestare attenzione oggi, ma soprattutto come approcciarsi ai mercati. Sì, allora passiamo all'Europa, così facciamo un mini commento per quanto riguarda il DAX, che è un po' l'indice che guardano un po' tutti i trader. Se si guarda il grafico, siamo scesi a un minimo di 11.008, ha perso in nottata circa 400 punti il DAX. È chiaro che anche per l'Europa non è una notizia positiva queste elezioni così vicine tra i due candidati. Il consiglio, ecco, per chi era long, di guardare un po' anche i supporti. Come detto, c'è già 11.800, c'è un bel supporto, e quindi cominciare a pensare anche eventualmente a disinvestire le proprie posizioni long se dovesse, ecco, scendere sotto 11.800. E come dicevo in precedenza, fare molta attenzione perché ci sarà tantissima volatilità, e quindi assicurarsi o di fissare stop loss o di utilizzare veramente strumenti di trading che hanno un rischio limitato rispetto ad altri, perché si potrebbe ballare sui mercati per almeno fino a venerdì. Io credo che la Pennsylvania sarà veramente decisiva, e non è detto che la Pennsylvania potrebbe bastare a Biden, almeno da come stanno andando i sondaggi, però potrebbe diventare veramente significativa la Pennsylvania. Sì, assolutamente, ricordiamo l'agro del bilancio, proprio la Rust Belt, la cintura industriale degli Stati Uniti, tra cui c'è anche la Pennsylvania. Sì, Alexandra? No, avrei voluto fare un'ultimissima domanda, perché assolutamente dobbiamo andare in chiusura. Che cos'è che conta secondo te di più per gli americani? Perché a quanto pare, secondo i sondaggi della CNN, il primo tema, il primo argomento più importante per le persone che sono andate a votare ieri in particolar modo è stata l'economia. Guardando appunto i risultati, che ovviamente sono una sorpresa quanti voti ha preso Trump, secondo te in America ciò che conta di più è l'economia, le questioni razziali, le disuguaglianze razziali, o che cosa è a questo punto? Perché pare che effettivamente Black Lives don't matter. Sì, assolutamente sì, perché lo ricordo quel sondaggio della CNN che era stato pubblicato, era molto interessante per quanto riguarda i votanti di Trump. La prima ragione per votare Trump era la ragione economica. Il motivo coronavirus era solamente agli ultimi posti col 5%, esatto. Mentre per i votanti di Biden al primo posto erano i problemi razziali, e al secondo posto c'era il coronavirus. Sì, è molto sorprendente, sembra, diciamo, guardando al voto, al conteggio del voto, sembra che l'elemento economico sia stato determinante e abbia portato. Teniamo conto anche che l'America è molto diversa dall'Europa, e anche insomma non si può immaginare con un'America in lockdown. E questo molto probabilmente anche gli spot che Donald Trump ha promosso, soprattutto sul canale YouTube. Infatti c'è stata anche una ricerca molto interessante di quanti spot abbiano, insomma, la campagna, tutto lo staff della campagna elettorale di Donald Trump si è riuscito a mandare su YouTube, abbia permesso proprio di riuscire a convincere un po' l'elettorato moderato
americano, e per esempio in Florida è riuscito a conquistare anche i voti dei latinos cubani, che insomma di questa grande importante minoranza in Florida, che hanno portato poi, ecco, alla vittoria Donald Trump proprio in Florida, che era un importantissimo swing state. Esatto, infatti è stata una delle prime cose che è stata messa in evidenza, insomma, che evidentemente non è stato fatto abbastanza, no, tra gli ispanici, e comunque non si sono guardati da vicino probabilmente le esigenze e i bisogni di alcune parti della popolazione. Quello assolutamente è importantissimo, soprattutto in un contesto sociale così chiaramente scosso da tutte le vicende come quello di questo momento, no? Non possiamo dimenticare. Forse stavi aggiungendo qualcosa, Alexandra? No, stavo dicendo che appunto i sondaggi anche sotto questo punto di vista sono stati molto diversi, però già quando la CNN ieri più o meno a mezzanotte aveva detto che la questione Covid, e ricordiamo che Biden ha basato la sua campagna elettorale sulla performance di Trump per quanto concerne la pandemia, già quando abbiamo visto Covid argomento quarto, quinto, si poteva immaginare che qualcosa sarebbe andato storto, che tuttora non si sa però. Sì, ma guardate, mi verrebbe da dire, mentre salutiamo Filippo, ovviamente lo dico con un sorriso perché stiamo parlando, che tutti i temi che si mettono in evidenza sia nelle campagne elettorali ma anche a livello mediatico poi non sono realmente quelli che interessano alla gente, scusate, è il caso di dirlo, no? Perché sembrano avere magari più predominanza alcuni aspetti della vita quotidiana, alcune le tematiche dell'attualità che poi non sono quelle considerate quando si vota. Mi verrebbe da fare questa prima osservazione, l'abbiamo analizzato insieme, insomma, chiaramente poi sapevamo invece in altrettanto modo che la questione economica sarebbe stata invece predominante e sicuramente quella più osservata in questo momento. Vabbè, questo è il mio modesto parere, probabilmente mi sbaglio. Sì, Filippo. Sì, no, voglio solo dare un'ultima breaking news prima di lasciarvi, perché mi è appena passa nel flusso di notizie tra gli analisti, è sulla Pennsylvania, quindi credo che sia importante, Biden è sotto quindi in questo momento di 600.000 punti con il 75% dei voti scrutinati. Questo significa che mancano 1,2-1,3 milioni di voti ancora da conteggiare, è sotto di 600.000, e questo significa, è vero che è voto postale, però significa che veramente deve ottenere dal voto postale, deve ottenere tipo l'80-85% di voti per riuscire a rimontare, quindi non sarà facile, ecco, per Biden, quindi anche se c'è ancora spazio, perché come sappiamo il voto postale per la maggior parte, una grandissima percentuale, è a favore dei democratici. Anche qui però... verrebbe da dire wow, no? In questo caso wow è proprio quella parola, vero, wow, pazienza e wow, ne abbiamo già trovate due che caratterizzano questa nottata che non è ancora terminata, sarà notte finché non ci sarà il nome del nuovo presidente, del 46esimo presidente americano. Grazie a Filippo Diodovic, ti ritroviamo presto sempre sulle fonti TV, grazie mille, buona operatività. Grazie a voi. Allora, volevo solo mostrare il FTSE MIB, cede quasi il 2%, un'apertura negativa per l'Europa. Andiamo a vedere anche il DAX di Francoforte, apre meno l'1,81%, Cacaran cede l'1,23%, il FTSE 100 l'1,05% e il FTSE MIB l'1,82%, ovvero 351 punti, un'apertura del nostro indice in netto callo. State scrivendo in tantissimi anche sui nostri social personali, grazie, perché ci siete, perché evidentemente questa nottata era importante, forse anche perché ci sta permettendo un po' di distogliere l'attenzione dalle notizie più legate al coronavirus, anche se sappiamo che il Covid resta sempre lì in superficie e lo è anche in America in questa tornata elettorale. Comunque, ne parliamo tra poco, continuiamo con le presidenziali americane dopo la pubblicità. Eccoci ancora in diretta e allora c'è un'ultima notizia, nel senso ultima in termini di tempo, arrivata poco fa, che riguarda
Donald Trump. Allora, Alexandra, ed è bella forte questa. Assolutamente sì, vi riporto le parole di Donald Trump. Francamente abbiamo già vinto, ringrazio gli americani, abbiamo vinto ovunque, risultati fenomenali. Così Donald Trump si è presentato nella East Room della Casa Bianca, dove ad attenderlo c'erano circa 250 invitati per commentare i risultati delle elezioni. Trump ha fatto un elenco di stati, alcuni già ufficialmente attribuiti a lui, altri ancora contesi, che ritiene di aver vinto, e detto che il tentativo di attribuire voti attribuiti al suo avversario sarà una truffa di fronte alla quale ricorreremo, ovviamente questo è un virgolettato, alla Corte Suprema. Questo è ciò che ha annunciato Donald Trump. Intanto vi faccio un velocissimo recap dei stati appunto che ha vinto Donald Trump, non so se è possibile farli vedere. Texas ha vinto 52,2% con 38 grandi elettori, e ecco, nell'ultimo istante abbiamo visto anche Florida, dove ha un vantaggio di 3 punti percentuali, Ohio, dove ha 8 punti percentuali di vantaggio, e il Texas esattamente 6 punti percentuali di vantaggio. Perciò rimane, però abbiamo Minnesota, Biden 7 punti di vantaggio, ha vinto Minnesota, e Maine 12 punti di vantaggio. Rimane, ecco, il nodo rimane la Georgia, North Carolina, Pennsylvania, dove si dice che Trump ha un vantaggio in questo momento di 55,7% nei confronti di 43,1% di Biden. Quindi sarà molto interessante a vedere i risultati della Pennsylvania, e non solo, anche Michigan, perché è proprio in Michigan in questo fine settimana c'è stato un rally molto forte del presidente Trump. Ha fatto un ottimo lavoro in questi ultimi giorni di campagna elettorale, lo ha fatto anche Biden, in particolar modo forse Obama più che Biden. Questo era l'ultimo aggiornamento. Intanto vi faccio vedere però l'indice FTSE MIB, sì, che cede all'1,68%, l'1,70%. Andiamo a vedere in real time anche il DAX, che cede all'1,95%, Cacaran l'1,06%, il FTSE 100 cede lo 0,64%. Per quanto riguarda invece il mercato valutario, abbiamo l'indice del dollaro che in rialzo dello 0,70%, quota 93,98, euro dollaro 1,16. Questa è più o meno la panoramica dei mercati. Ciò che sorprende è la reazione dell'oro, che è, esatto, al ribasso e non al rialzo. No, e poi ci aveva sorpreso anche, insomma, la reazione del mercato asiatico questa mattina. Esatto. Invece, proprio ascoltando le aperture europee, non stupisce, visto che abbiamo appena dato le ultime notizie che riguardano proprio la presa di posizione di Donald Trump, al di là del fatto che l'esito delle elezioni è ancora incerto, quindi l'incertezza regna sovrana, insomma, l'America è appesa a questa decisione, peraltro inserita in un anno particolarmente complicato. Appunto, dicevo, il fatto che ulteriormente Trump minacci ripercussioni e insomma tutto passi nelle mani della Corte Suprema rende ancora più instabile la reazione dei mercati, lo stiamo vedendo. Allora, sarà una giornata decisamente intensa. Saluto Alfredo Luisso Mozza, presidente ICE, Istituto Cooperazione Economica Internazionale. Alfredo, grazie per essere qui e bentornato sulle, prego, fonti buongiorno, TV. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno, allora abbiamo già messo sul tavolo tanti elementi. Prima ti chiedo se questa nottata era attesa, almeno per quanto riguarda te, le tue aspettative, cioè ti aspettavi un non risultato? Sì, mi aspettavo un risultato perché il sistema elettorale statunitense, penso che ormai lo abbiamo capito tutti, è profondamente primitivo, è arcaico, è inefficiente, cioè non è al passo coi tempi. Una settimana prima si è votato in Bolivia, che è il paese più povero del continente americano, in 3 ore sapevano già che aveva vinto. Quindi quando ho sentito, tra l'altro, la testimonianza di una elettrice statunitense residente in Italia, che spiegava che loro devono chiedere la scheda al loro comune di residenza negli Stati Uniti, che le viene spedita per posta, poi loro votano e devono rispedire per posta tutto questo in modo, diciamo, personale, artigianale, ho capito che sicuramente, come era prevedibile, non avremmo avuto un risultato, anche perché ha votato più di metà del loro elettorato, aveva votato con queste vie, e il fatto che questo voto, non come avviene ad esempio in Italia, dove c'è il voto degli italiani all'estero, ma che votano un mese prima, e quindi le schede arrivano per tempo in Italia e vengono aperte la notte dello scrutinio, ecco,
è diciamo piuttosto normale che succeda quello che sta succedendo. Sì, non era normale, però insomma, tu assolutamente, io concordo con te, anch'io non andavo nulla per scontato, a parte che quando si tratta di elezioni è meglio non farlo mai. Però dicevo, invece il risultato sembrava proprio attesissimo e scontato per i sondaggisti, per le persone che comunque no, gravitavano intorno a, come dire, al sentiment più da strada degli americani. Cioè sembrava cosa fatta, della serie, vabbè, ma Trump ormai è spacciato politicamente parlando, cioè a livello di ovviamente numero uno della Casa Bianca. Non ci ho mai creduto, sono gli stessi sondaggisti che non avevano visto la vittoria di Donald Trump contro Hillary Clinton. Le grandi società di sondaggio hanno sede a New York piuttosto che a Los Angeles e fanno una grande fatica a misurare il sentimento del paese profondo, quello di cui stiamo parlando in queste ore con i famosi stati chiave. E poi con Donald Trump scatta una sindrome che noi abbiamo conosciuto in Italia in qualche altra stagione, quella degli elettori che si vergognano di dire pubblicamente sì, cosa votano, oppure che ritengono che chi viene a fare questo tipo di domande faccia parte di una casta, di un complotto. Non dimentichiamo quella componente di diffidenza diciamo degli istituti demoscopici piuttosto che la stampa, e quindi gente o risponde qualsiasi cosa, non risponde. Quindi io onestamente non mi fidavo di quei sondaggi, non sono stupito, fermo restando per carità che ancora non sappiamo come va a finire, però il sospetto che va a finire con altri 4 anni di Donald Trump, perché negli Stati Uniti è stato decisivo il voto sui temi economici. Ricordiamo che prima la pandemia gli Stati Uniti stavano andando molto bene, e anche quel tocco di nazionalismo, in questo momento stavo vedendo il cappellino, il Make America Great Again, c'è quel tocco di nazionalismo che non guasta mai da quelle parti. E poi diciamola tutta, dall'altra parte abbiamo avuto un candidato debolissimo, perché Joe Biden non ha storia politica, non è Obama, non è Clinton, cioè non è una persona che arriva, occupa il centro della scena politica e impone uno stile come Obama, come Clinton appunto, o come Trump stesso. Sì, sì. È un politico dei tanti, è molto anziano e questo si vede. Non ha sì, anche se tra storia. I due non c'è così tanta differenza di età, però questo chiaramente è importante. Però no, però guarda, no, molti esatto, anche però sembrerebbe proprio effettivamente di un'altra, non dico generazione, ci mancherebbe altro, però hanno sicuramente un'impronta totalmente opposta, cioè è di un altro mondo, se non di un'altra generazione rispetto a Trump, ma soprattutto non ha una personalità, cioè nessuno ha capito in realtà che cosa bene vuole lui, perché poi chi si ricorda cosa ha detto in campagna Biden? Cioè, senza la pandemia non c'era storia con questa elezione. Non c'era storia. E la pandemia è quello che ha permesso qualche speranza. Ma la campagna l'ha fatta tutta Donald Trump, nel bene e nel male se l'ha fatta tutta da sola. Cioè, lui era l'oppositore di se stesso, dell'altro. Cioè, è stato lui la campagna, non c'è stato nessun altro che non fosse lui in campagna. E questo ovviamente aiuta anche a superare il momento pessimo che stanno vivendo. Lui è riuscito con le sue tecniche di negare il coronavirus e di non usare le mascherine, e in qualche modo è riuscito a nascondere il tema del coronavirus e tirar fuori invece quegli altri aspetti sui quali aveva avuto consenso, come l'aspetto economico. Mm-hmm. Allora, intanto vorrei segnalare, perché abbiamo segnalato prima che Trump ha vinto Florida, che era uno stato molto importante, e Biden ha vinto Arizona, ha intascato così 11 grandi elettori. Andiamo a vedere il conteggio dei grandi elettori: 238 per Biden, 213 per Trump. Più di 66 milioni, quasi 67 milioni di persone hanno votato per Joe Biden, 65 milioni e 303 mila 264 hanno votato per Trump. Qua si tratta di una elezione molto combattuta, Trump ha 49% del voto nazionale, Biden ha 50% del voto nazionale, e si deciderà tutto, come stavamo dicendo, appunto con la Pennsylvania, perché è lo stato che fornisce più grandi elettori, ecco, rispetto agli altri stati come Wisconsin, Michigan, North Carolina e la Georgia. Intanto vorrei chiederle
Considerazione, questa è la mappa degli Stati Uniti in questo momento, possiamo vedere che c'è una piuttosto ondata rossa che blu. Scusate, faccio una battuta, se non fosse per il mio vestito In effetti bluette, si sei, vedrebbe solo oggi il rosso Emanuela Donchi, la sostenitrice praticamente. della Blue Life, È stato un caso, dell'ondata blu oggi. però insomma, se no sarebbe tutto rosso. Giustamente l'osservazione Dovevi un po' insomma, di Alexandra compensare. è assolutamente consona con la situazione. Prego, Alexandra, vabbè. No, volevo fare una considerazione perché la campagna elettorale, come ha detto lei, di Biden è stata fortemente basata sulla prestazione di Trump per quanto concerne la pandemia. Non è stata una prestazione perfetta. Sicuramente la pandemia è stata una grande sfida un po' per tutti, per tutti, i leader, ma anche europei, mondiali. Insomma, non è facile gestire una pandemia che si manifesta per prima volta da tanti anni. Intanto, però, Arizona non era vinta da un democratico da 1966, quindi questo è un dato, importante, che ha intascato Biden. Allora, le chiedo, per gli americani, visto la pandemia, come è andata? Devo dire male, hanno perso più di 200.000 vite, sembra che siano andati in una guerra quasi. Possiamo dedurre che non gli importa agli americani il sistema sanitario, perché colì Biden stava proponendo delle riforme importanti, tra l'altro c'era sempre l'impronta di Obama. C'era l'impronta anche della sinistra radicale, ovvero Bernie Sanders, che voleva addirittura Medicare for All. Questo sarebbe stato difficile perché io non riesco ad immaginarmi un'America, tra virgolette, dico comunista, un'America Sì, socialista. Io non certo. riesco ad immaginarla, quindi mi viene difficile. Però a questo punto, visto la pandemia, visto le difficoltà che ha vissuto il popolo americano, anche grazie al sistema sanitario che hanno, che è messo male, diciamoci la verità, è messo male. Come interpreta questa decisione di votare Trump, visto che Biden ha proposto, a mio Stupendo. avviso, un pacchetto per quanto concerne la sanità migliore? Forse non sente più Alfredo Luiz Somoza, lo possiamo richiamare. Ah no, lo Abbiamo richiamiamo, beh, tanto la domanda era abbastanza chiara, perso. però questo è assolutamente un punto No, secondo me è fondamentale, Alexa. un punto assolutamente fondamentale, perché lei ha detto bene che Biden ha fatto tanto focus sulla pandemia, ma intanto ha proposto anche una grande riforma per quanto concerne la sanità, perché negli Stati Uniti è veramente difficile, è tutto privato, solo farti un tampone Certamente, devi pagare immaginiamoci in un contesto di pandemia 2.500 mondiale. dollari e quindi chi va a farsi l'esame? E chi va a farsi il tampone per verificare se ha il Covid o meno? La Certo. gente, diciamo che era un po' riluttante a spendere 2.500 dollari per scoprire se ha il Covid o meno. Quindi a me questo punto sorprende. Adesso, quando riavremo il nostro ospite dietro, andremo a vedere. Intanto Forse è andiamo tornato a intanto. monitorare. È Intanto tornato? monitoriamo, intanto vediamo se è Volevo tornato. Vai vedere velocemente Alexandra, come sì. stanno performando i listini europei. Ecco qua la panoramica. Molto molto rossa, il DAX di Francoforte cede 240 punti, il FTSE MIB allo 0,60, quindi attenzione perché il FTSE MIB recupera terreno in area 18.880, sicuramente poi Manuela Donghi, quando continua la nostra programmazione focalizzata sui mercati, avrai tanto di cui Diciamo di parlare. sì. Poi abbiamo il FTSE 100 che recupera anche però sotto la parità dello 0,02%, il comparto bancario sotto pressione, male anche Telecom, cede 1,86%, Tenaris e Saipem cedono più di mezzo punto percentuale, STM un punto in verde, STM sempre tra virgolette, se vogliamo chiamarlo una certezza, il comparto tecnologico guadagna 3,40%. Andiamo a vedere anche il comparto automobilistico, il Ferrari, ovvero Ticker Race, cede all'1,07%. Vorrei vedere velocemente anche se trovo sulla nostra piattaforma l'FCA. Eccolo, FCA cede il 2,04%. L'America è importantissima per Fiat Chrysler perché è una società a metà italiana, a metà anche americana. Non lo so se Sì, abbiamo. c'è Alfredo. Ah, Allora, Alfredo Luiz perfetto. Somoza è tornato. Esatto, perché penso che tu abbia capito la domanda. Insomma, capitolo Sì, no, ho sanità, capito la quanto è domanda sul tema importante? Esatto, quanto è della importante sanità. questo capitolo sanità per gli americani? Sembrerebbe non Esatto. così importante come invece si pensava. Ma quello che proponeva Bernie Sanders è il sistema sanitario nazionale, che è quello che in Italia è stato introdotto dalla Democrazia Cristiana. Infatti loro parlano di socialismo comunismo su delle cose che in Europa hanno fatto
i democristiani sostanzialmente o gli socialdemocratici scandinavi, che cosa che credo che non succederà mai. Sono d'accordo con Alessandra, gli Stati Uniti hanno una cultura diversa ma molto radicata, e criticare la gestione di Trump sulla pandemia in realtà è criticare un sistema che è condiviso da tutti, perché Obama, l'Obamacare non era la rivoluzione del sistema sanitario, cioè il passaggio il ritorno, diciamo, dal privato al pubblico, ma semplicemente l'allargamento della possibilità di accedere alla sanità anche a chi era scoperto. Il punto che chi si lamenta, o diciamo chi ha sofferto di più delle mancanze del sistema sanitario statunitense, sono quelli che praticamente non sono coperti e che è quella fascia di popolazione che nemmeno vota. Quindi in realtà il tema della pandemia, sicuramente Trump poteva dare l'esempio, e questo sì, un presidente negli Stati Uniti è come un re in altri paesi, ha una figura che non è secondaria rispetto a ciò che fa l'opinione pubblica. Ricordiamo quando Trump suggeriva di prendere il disinfettante, che qualcuno lo aveva avuto sul serio il disinfettante, quindi lui poteva dare un esempio migliore. Ma onestamente, un paese con quelle autonomie, cioè con quel federalismo profondo degli sì. Stati Uniti, e con un sistema che è totalmente ribaltato rispetto al nostro, che si basa sul privato e che nessuno mette in discussione, se non qualche fascia estrema, che è estrema là ma che da noi farebbe ridere, diciamo che la gente a questo punto non identifica il presidente come responsabile della pandemia. È un po' quello che stiamo vedendo in Italia, se riflettiamo, con la pandemia d'Italia, cioè noi abbiamo in mente lo Stato, il Ministero della Sanità, ma la sanità è stata data alle regioni, sono le regioni quelle che dovrebbero rispondere. Negli Stati Uniti ancora di più questo, ancora sì. Di più, con la mancanza di un sistema sanitario nazionale. Quindi nessuno in buona fede può dare le colpe a Trump per questo, può dare le colpe a Trump per il fatto che non è stato di un buon esempio, che non ha aiutato a fare prevenzione, ma questo rientra, diciamo, nella caratteristica del personaggio. No, no, sono d'accordo con lei, e certamente io non sto dando la colpa di Trump, però il candidato che ha proposto effettivamente una riforma, ma poi si sa che comunque Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, che tra l'altro vi ricordo che è riconfermata, attenzione, molto forte, probabilmente il futuro protagonista del Partito Democratico, a mio avviso molto radicale lei, però senz'altro ci dovesse essere stata questa impronta dei radicali nella riforma della sanità. Secondo me era una riforma molto importante, a quanto pare non è una priorità per gli americani, però attenzione, perché questa vincita dell'Arizona è stata un respiro, possiamo chiamarlo, un respiro per i democratici, perché ha intascato ulteriori un sollievo, no? Un sollievo. Esatto, sì, perché attenzione, in questo momento 238 voti del collegio contro 213, quindi è stata molto importante l'annuncio dell'Arizona, che abbiamo ricevuto esattamente alle 8:55 all'ora italiana. Assolutamente. Insomma, Alfredo, per andare a conclusioni, prima di salutarti, sì. A livello internazionale, visto che insomma di questo parliamo, cosa potrebbe cambiare se cosa potrebbe succedere subito se Trump venisse riconfermato, quindi a esclusione, invece cosa succederebbe per esclusione, cosa succederebbe, certo, se invece vincesse Biden, insomma? Beh, se Trump venisse riconfermato, penso che sentiremo da qui, da Milano, il rumore delle bottiglie stappate a Mosca piuttosto che a Pyongyang in Medio Oriente, perché chiaramente un Trump riconfermato vuol dire mano libera alla politica estera aggressiva di Russia, di Turchia, ai missili coreani che nessuno ha messo sotto controllo, a queste cose qua. Quindi diciamo che a molti farebbe comodo. Alla Cina sicuramente un po' di meno, però ricordiamo, ne abbiamo parlato qualche mese fa, che nel braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti sul piano commerciale finora ci hanno rimesso soltanto gli Stati Uniti. Contrariamente, dovesse vincere Biden, io credo che ci sarebbero due conseguenze abbastanza immediate che passano dal ritorno degli Stati Uniti ai tavoli multilaterali, e un tema sarebbe sicuramente prioritario per Biden in partenza, che è quello dei cambiamenti climatici, degli accordi di Parigi, che ricordiamo furono, diciamo, sostenuti fortemente da Barack Obama,
ma poi non furono confermati da Donald Trump. Quindi sicuramente avremo gli Stati Uniti che... Peraltro inesistenti nella campagna elettorale comunque questi punti. Esatto, esatto. Quindi avremo gli Stati Uniti che tornano da leader nella lotta ai cambiamenti climatici, questo è un bene per tutto il mondo. Avremo un abbassamento della tensione tra all'interno della NATO e tra l'Europa e gli Stati Uniti, che è qualcosa di ridicolo che ci sia, ma soprattutto, e questo più che altro un auspicio, ma penso di sì, avremo gli Stati Uniti che cominciano un po' a stoppare questa grande avanzata che stiamo vivendo sia sui Balcani, sia sul Medio Oriente, sia sul Nord Africa dell'asse Mosca-Ankara. Ecco, quindi sono un po' di temi geopolitici interessanti che cambiano molto in un caso e in un altro. L'isolazionismo di Donald Trump, più una posizione storica degli Stati Uniti, nel senso che esprime una corrente di pensiero degli Stati Uniti molto antica, che risale all'Ottocento, in questo mondo di oggi diventa pericolosa. Cioè, in questo mondo di oggi ci vogliono potenze intervenzioniste come soltanto potrebbero fare gli Stati Uniti, stoppare e per rimettere ordine un gioco che ha perso la guida. E noi abbiamo in questo momento le potenze più aggressive, quelle che stanno conquistando gli spazi più importanti negli ultimi anni, sono tutte potenze totalitarie o semi-totalitarie. Quindi non è un bene per la democrazia nel mondo questo. Alfredo, grazie. Alfredo Luis Somoza, presidente di CEI, ti ritroviamo come per tutti gli altri ospiti presto sulle Fonti TV. Buon proseguimento di giornata, sarà intensa questa giornata immagino, perché sono queste le prossime, diciamo tutta la settimana. Quando arriverà il nome del presidente secondo te, proprio in 3 secondi? Tra giovedì e venerdì, va bene, allora aspettiamo, grazie ancora, grazie davvero. A voi, buon lavoro.